Ciao a tutti e ben ritrovati sul nostro canale mio e di Rick, che naturalmente non c'è in questi video che riguardano i profumi. Prima o poi però magari lo renderemo protagonista, perché no? Sono solo soletta, ma veramente sola, perché non c'è neanche il nostro Fly, proprio della serie Sola Sola Soffia un'aria nuova, come diceva la canzone di Viola Valentino. E niente, Fly oggi è una bellissima giornata primaverile, quindi ha deciso di uscire un attimino fuori e prendersi un po' di sole sul balcone, ma poi è reduce già da 3 video che abbiamo registrato, quindi insomma vabbè. A parte che poi in uno si era fatto una dormita che non vi dico, sognava, abbaiava nel sogno, vabbè. Comunque, noi siamo qui da soli e parliamo di 3 nuovi acquisti. Voi direte, ma sta sempre a comprare profumi? Vabbè, questo è il mio unico peccato, perché lo so, prima o poi dovrò stamparmi, mettere una foto praticamente davanti, come fanno tanti, mettono la foto del dottor Novesak, là, come si chiama, io quelli la mettono sul frigo, io la dovrò mettere su dove? Le vetrine dei negozi di profumi metterò la foto di Irina Spazio Grigio, così niente, praticamente vedo la foto e mi immagino lei che dice non comprare, non comprare, non comprare, risparmiare. No vabbè, io comunque scherzando ad Irina, io l'ho detto, io sto risparmiando tantissimo sui vestiti, non compro più tutti quei vestiti che compravo una volta, però una cosa alla quale non so rinunciare sono i profumi. Ma non sono una spendacciona e voi lo sapete benissimo. Ma non perché vi devo giustificare, ma perché vi voglio magari anche a voi imparare a comprare nella maniera giusta. Cioè, vi piace una cosa, d'altra parte ragazzi, non è che si può sempre vivere per lavorare, lavorare, risparmiare. Ogni tanto un piccolo, piccolissimo sfizio ci sta anche bene su una cosa che magari vi piace. Ecco, nel mio caso mi piacciono molto i profumi e quindi niente, cerco di starci attenta alle spese. Qui avrò pagato sì e no 12 euro, mi sembra, 12 euro 3 profumi, quindi insomma ci può anche stare, no? Con 10 euro non ci compri più neanche la pizza margherita e cioè, quando vai in pizzeria, quindi ecco, ci può anche stare. Costavano sulle 4,90 ciascuno, una cosa del genere, insomma il prezzo non superava le 5 euro. Ho preso questi 3 profumini, l'ho comprati ad acqua e sapone. Scusatemi, ma già ho tenuto aperto così, almeno faccio subito quando devo tirarli fuori. Questi sono, insomma, alla fine sono arrivata alla conclusione di qual è il marchio. È un sottomarchio praticamente, però dietro c'è sempre Ulrich de Varens. Vedete, qui c'è scritto Jacques Saint-Pré, Jacques Saint-Pré in tutti e 3. Che però dietro c'è lui, Ulrich de Varens. Ulrich che questo marchio non mi aveva mai affascinato più di tanto. Poi ho iniziato ad acquistare dei profumi, però quindi mi piacciono, mi trovo molto bene, solamente che miro ad uno di cui adesso non ricordo il nome. La confezione è piccolina, leggermente bombata, sul rosa. Mi intrigano molto le note che ci sono e quindi miro a quello. Spero che al più presto nel mio acqua e sapone praticamente lo mettano e quindi posso prenderlo. Allora, ho preso Paris Love. Paris Love, non era così quella canzone? Quanto mi piace canticchiare. Allora, Paris Love, mi fa venire in mente anche Paris Latino, quell'altra canzone. Paris Latino, mia ex vita da DJ, quando facevo la DJ. Paris Dream, questo è, sì, Paris Dream. Guardate che carine queste confezioni,
Io penso che non le butterò, ci farò qualcosa. Togliamole. Ecco, meno male che mi ero organizzata. Figuratevi se non mi ero organizzata prima, come eravamo. E in ultimo, Paris chic. Oh, ci siamo, tutte e tre qua. Guardate un po'. Allora, la confezione è essenziale, cioè quella fuori, vabbè, più carina, ho detto. Infatti che le conserviamo, qualche ideuzza me la farò venire, così in modo che possiamo magari rispolverare qualche nostro vecchio modo di fare video con i tutorial. Allora, da quale vogliamo iniziare? Iniziamo da Paris Love. Sono identiche le confezioni, forse. Cambia un po', il colore, questa è sul rosato, queste sono, c'è una sul giallino, mi sembra questa, insomma adesso la luce sfalsa un pochino anche perché c'è un po' la luce sopra, ecco, in più c'è questo panno lens arancione, quindi sfalsa un pochino. Paris Love, praticamente è un vanigliato, un dolce, uno speziato fresco, un fruttato, un talcato, e in più ci sono note di ambra. Eccolo, è arrivato l'arrotino, è arrivato il nostro fly. Ma arrivi così, non saluti niente. Saluta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ero al sole, sentitemi quanto scotto, eh? Ok, è il padrone, lui è il padrone. Allora dicevo, un talcato, un ambrato, un legnoso, uno speziato caldo, un aromatico e balsamico. Praticamente, è una fragranza del gruppo ambrato speziato da donna. Le note di testa, la nota, c'è cioè una sola nota di testa che è lampone, le note di cuore sono vaniglia e noce moscata, le note di base sono fava tonka e sandalo. Allora, dovete sapere che io prima di acquistarlo mi sono informata, cioè perché che è successo? Nella cassetta della posta, ho trovato il volantino, ho visto praticamente questa offerta. Prima di andare ad acquistare, però, che cosa ho fatto? A parte che comunque ad acquasapone ci sono i tester, quindi non c'è problema. Quindi potevo benissimo sentirlo anche lì, però sono andata un attimo a informarmi su internet e da Fragrantica, perché io di solito spulcio lì tutte le informazioni possibili e immaginabili, anche quelle da dare a voi. E niente, quindi ho letto praticamente questa nota di lampone, vaniglia e noce moscata. Non tanto la fava tonka e il sandalo mi interessavano, perché ormai insomma li conosco, però questo trio messo insieme mi intrigava molto e difatti non sono rimasta delusa. Allora, c'è solo una cosa negativa da dire su questi profumi, che praticamente non durano molto. Di solito i profumi economici, anche quelli su di me, durano, infatti parecchie volte ve l'ho detto, no? Anche sulle 4, 5, 6 ore addirittura, qui massimo 3 ore, quindi magari spruzzatene un tantinello di più, portatevi dietro la boccetta, magari possono essere così delle informazioni che vi possono tornare utili. Subito appena si apre e si spruzza in apertura si sente il lampone. Poi arriva questa noce moscata, ragazzi, e la vaniglia. La fava tonka e il sandalo io non li sento. A me piace molto questo fatto della noce moscata. Non pensate comunque che possa essere un profumo invernale se c'è la noce moscata, ma è quello speziato fresco che appunto insieme al lampone, ma anche alla fava tonka, che anche se io non la sento, però c'è, e gli dà quella freschezza praticamente che lo fa così amare anche in primavera e estate. È un profumo che vedo indicato
una donna dai 30 in su, magari, non proprio per una ragazza giovane, anche se c'è questa nota di lampone. Questo è il mio consiglio. Poi, insomma, la cosa è soggettiva e andate magari a sentirlo e magari vi può piacere, ecco. È molto orientale praticamente, forse perché c'è questa noce moscata e ecco anche la vaniglia che insieme gli dà quel tocco dolce appunto che si combina veramente molto bene. Diciamo che questo profumo è stato così pensato per gli amanti delle profumazioni appunto orientali e soprattutto per coloro che amano i profumi orientali ma nello stesso tempo delicati e diciamo che è una fragranza irresistibile secondo me che ha un suo certo fascino, anche un tocco seducente possiamo dire, ecco. E adesso cambiamo e andiamo a parlare di Dream, sogno. E anche in questo sento praticamente un succhio orientaleggiante, praticamente un tocco orientale, anche se poi qui troviamo un floreale, un fresco, un agrumato. Ma nello stesso tempo c'è anche un tocco fruttato, dolce e floreale nello stesso tempo, come vi dicevo. Dreams, questa, allora, non c'è però gli anni in cui sono usciti questi profumi, ho notato questa cosa. Comunque si confondono molto questi flaconi, dopo sicuramente nella foto di rito e anche per la copertina dovrò mettere dietro praticamente questi, altrimenti sono un pochino anonimi. Allora dicevo, Paris Dream è una fragranza del gruppo floreale fruttato da donna e le note di testa sono mirtillo rosso, si sposa molto bene con il lampone, anche qua troviamo il lampone. Poi troviamo anche il mandarino rosso, il fiore di ciliegio, ecco perché la delicatezza si sente, rosa e ciclamino e le note di base sono pesca, sandalo e pompelmo. Allora io ci sento un tocco agrumato, pompelmo no, forse la pesca, comunque c'è, no, forse. Parlo di quello che sento io, perché c'è comunque la pesca, il sandalo e il pompelmo. Io però del fruttato ci sento la pesca, ci sento il lampone, il mirtillo rosso, ci sento il mandarino e sento molto più la rosa del fiore di ciliegio. Comunque va bene, ecco, ci sento anche i fiori, si sentono come. È veramente un ottimo acquisto, ecco. Poi ecco, ci si può anche passare sopra sul fatto che magari uno se ne deve spruzzare un pochino di più, no? Dico bene, ragazze. Questo lo sento giovanile. Comunque tutti e tre, li vedo indicati per ogni ora del giorno e della sera, quindi indistintamente si possono portare anche sul lavoro. Questo forse lo vedo più indicato invece per la sera ancora di più. Ecco, stavo leggendo, vediamo un attimino. Quanti ml sono? È possibile che non. 100 ml, ecco, no, avevo un dubbio, 100 ml. Allora, la terza è leggera, è fresca al tempo stesso, è una fragranza che conquista anche questa, è delicata, ma nello stesso tempo è, diciamo, più sofisticata. Ecco perché forse l'hanno chiamata chic. Diciamo che è un profumo molto floreale,
per una donna delicata, ma nello stesso tempo una donna romantica, e lo vedo indicato per tutte le ore del giorno, sì, perché no, però un tantino di più magari per la sera. Andiamo a vedere un attimino, le note di testa sono limone e bacche, le note di cuore violetta, iris, gelsomino e rosa, le note di fondo la vaniglia ed è un profumo fruttato e fiorito nello stesso tempo. Allora io ci sento il limone poco poco ce lo sento, però appena l'ho aperto, invece di uscire subito le note di testa, sono venute fuori, almeno secondo me, le note di cuore, cioè violetta, iris, gelsomino e rosa. Poi c'è questo fondo che sento vanigliato, pensavo un muschiato, invece poi è una vaniglia, quindi un profumo delicato, dolce e fresco nello stesso tempo. Questo secondo sempre i miei gusti. Sono portabilissimi, come dicevo, anche sul posto di lavoro. Un attimo che... Allora, per esempio, io la pesca la sento qua, cioè, ci sento qui la pesca anziché dov'era, in questo, nel primo, cioè, vedete, e sento anche l'ananas, ecco, secondo il mio olfatto, no, un attimo, vi volevo rendere partecipi anche di questa cosa, poi ecco, secondo magari il tipo di pelle e secondo anche il naso, perché in questo caso non l'ho spruzzato sulla pelle, l'ho spruzzato semplicemente nel tappo e quindi vabbè, a me ha dato questa impressione. E niente ragazzi, io spero che vi sia piaciuto anche questo video, che vi ho dato qualche idea per fare qualche acquisto, cioè regalarvi magari così un piccolo sfizietto e nello stesso tempo, insomma, non spendere troppo, ecco. Anche a poco costo si possono trovare degli ottimi profumi, magari ecco, se c'è quello che è più leggero, che non è più persistente, spruzzatelo però magari un attimino, un goccettino di più, ecco, e quindi potete assaporare praticamente tutta l'intensità di questi profumi. Grazie per avermi seguito. Se siete curiosi di scoprire altri profumi, date uno sguardo a tutte le nostre playlist. Ve l'ho divisa in vari argomenti, cioè fragranze e bijou, che è la playlist principale dedicata ai profumi, e poi c'è praticamente profumi primaverili, estivi, fioriti, fruttati, poi c'è tutta quella dedicata ai profumi low cost, prezzo medio alto, ecco insomma, date uno sguardo e troverete sicuramente l'argomento che farà al caso vostro. Grazie e al prossimo appuntamento.